Ciao a tutti da applecafè.net, eccoci ritrovati per un nuovo tutorial su come usare al meglio il nostro nuovo iPad. Questa volta parliamo di come immagazzinare, condividere e gestire i file anche senza l'uso di una chiavetta USB esterna o comunque di una presa USB. Allora, per il primo discorso che facciamo, che appunto prescinde dalla connessione Wi-Fi, basterà semplicemente collegare il nostro iPad al PC o Mac ed aprire iTunes. Se noi scorriamo nella tab applicazioni e andiamo in basso, vedete che qui compare una nuova tabella di condivisione documenti in cui abbiamo elencate varie applicazioni. Queste che vedete qui sono varie applicazioni che consentono già entro se stesse di condividere documenti. Quindi se apriamo per esempio il tab di Pages, troviamo qui già ho condiviso precedentemente un documento creato sul mio Mac in Pages. Ma se per esempio avessi un file .doc da dover condividere senza usare la rete wifi nel mio iPad, vado a cercarlo nel mio Finder del Mac, ma se è PC è la stessa cosa. Ecco, qui c'è un curriculum vitae creato originariamente in Word. Lo vado a trascinare in questa finestra. Fatto questo, posso aggiungere altri documenti oppure semplicemente sincronizzare. A questo punto, quando io vado ad aprire Pages, anche se il documento è stato creato in Word, me lo ritroverò all'interno di Pages nel mio iPad, modificabile e riesportabile come voglio, o in .doc o in altri formati. Vado sui miei documenti in Pages, qui mi vengono elencati i miei documenti. Attenzione, per vedere quello che noi abbiamo appena importato, devo aprire quest'icona di questa cartella qui in alto. E qui mi vengono proposti i documenti che io ho importato attraverso iTunes. Il primo si chiamava Chia di Cori ed è quello formato .doc originale, originariamente creato in Word, che si va ad aprire. Mi vengono dati degli avvisi se ci sono delle differenze di caratteri e di font, ma comunque è assolutamente fedele. Ma non solo, abbiamo anche delle varianti più complesse. Per esempio, se abbiamo un file originariamente creato in PowerPoint da Microsoft Office e anche da PC, come nel mio caso mi capita continuamente di ricevere, possiamo importarlo allo stesso modo dentro il nostro iPad e modificarli con una ben più avanzata applicazione per le sue animazioni, per le sue opzioni, qual è Keynote. Vado a prendere un file in PowerPoint proveniente da Microsoft Office. Ecco per esempio questo. E lo vado a trascinare all'interno della finestra di condivisione che si trova sotto all'elenco applicazioni in iTunes. Trascinare il file nel giusto riquadro rappresentante la giusta applicazione, quindi in questo caso Keynote. In questo modo ci ritroviamo direttamente qui nel nostro iPad, nell'applicazione Keynote. Andiamo a cercare i file che abbiamo importato dal computer e ritroviamo qui lo stesso file che è un PowerPoint originariamente creato addirittura da un PC. Ed eccolo qua. Questo è il file di PowerPoint che abbiamo importato, a cui possiamo aggiungere le stesse bellissime animazioni che offre Keynote e che invece PowerPoint non offre. Ora, qualora non abbiate voglia di fare tutto questo procedimento, oppure abbiate comunque più facilità nell'usare la connessione Wi-Fi, ci sono svariati metodi, tra cui tramite Dropbox, in pratica mi basterà utilizzare il mio Finder. All'interno del Finder, una volta scaricato sia nel PC sia nel Mac e poi nell'iPad Dropbox, andrò a trovarmi la cartella Dropbox in cui mi basterà aggiungere il documento, registrare il documento che mi serve andare poi a condividere sia con iPhone che con iPad. Lo buttiamo dentro Dropbox ed ecco che in immediato troviamo che viene registrata qui. Quando io vado ad aprire poi Dropbox dentro il mio iPad, sarà
immediata la visualizzazione di questo documento che ho solo trasportato semplicemente in una cartella del mio Finder. E ho la possibilità di andare a compiere le mie modifiche che mi vengono consigliate in automatico da qui. All'interno di questa icona ci sono questi suggerimenti per andare a modificare il mio file attraverso, per esempio, Pages o Office HD. Una volta chiamato Pages mi si riaprirà il documento che potrò modificare, riesportare e ricondividere come mi pare. Quindi abbiamo come alternativa a questo Files HD, ad esempio, che sarebbe la versione alta definizione per iPad di iFiles. È una cosa un po' diversa da Dropbox perché inizialmente per operare una condivisione con il nostro PC o con il nostro Mac dovremmo andare a inserire un indirizzo IP che è quello corrispondente sia per un dispositivo che per l'altro alla rete Wi-Fi a cui siamo connessi. È l'applicazione stessa a suggerirci all'inizio quale deve essere l'IP che dobbiamo mettere come indirizzo nel nostro web browser. E se non ci ricordiamo questo indirizzo, basterà spingere questo pallino verde che si trova qui e questo indirizzo ci verrà suggerito. Quindi andiamo a copiare l'indirizzo che si trova sul suggerimento all'interno del nostro web browser. In questo modo troveremo una cartella all'interno della quale potremo registrare un file che è proveniente dal nostro computer. Per esempio scelgo questo con file.doc e gli dico di caricarlo e subito già adesso nel mio iPad è arrivato questo file. Eccolo qua. Si trova qui, vado a selezionarlo così vado anche a visualizzarlo. Posso approfittare dei suggerimenti dell'applicazione stessa per andarla a modificare ad esempio su Pages o anche in Office HD e qui potrò modificare il mio file e andarlo a riesportare come mi pare. Altro discorso è invece per un'altra applicazione molto simile a questa che funziona allo stesso modo e si chiama Files2Go. Files2Go la trovo molto semplice, molto immediata, l'unica differenza è che non dà suggerimenti su come modificare e quindi aprire direttamente il file appena importato in un'applicazione che la rende modificabile. Visualizzerò perfettamente video, foto, immagini, documenti che ho importato, sempre attraverso l'immissione in un web browser del proprio indirizzo IP, però non ho la possibilità di modificare, di aprire in un'applicazione direttamente il documento e modificarlo. Dello stesso genere, ma che rende il lavoro di condivisione di documenti ancora più immediato, è Flash Files. Flash Files in questo momento io almeno l'ho trovata soltanto in versione ancora ridotta, cioè versione iPhone, però è interessantissima la sua immediatezza. Una volta aperta l'applicazione, io mi ritrovo nel mio Finder l'icona rappresentante il mio iPad. Semplicemente. Quindi cosa mi servirà a fare? Semplicemente andare a prendere un qualunque file da voler condividere col mio iPad. Mi ritrovo quindi la cartella Flash Files nella quale posso andare a condividere qualunque documento io voglia. Ed ecco fatto. Il documento viene importato così come si fa normalmente nel Finder. Vado a controllare nel mio iPad, eccolo qua, certezze. Ed è lui, lo posso vedere, ingrandire, però non ho il suggerimento per poterlo aprire in un'applicazione specifica per poterlo editare e riesportare. Questa è la differenza. Quindi questi sono i metodi principali con cui noi possiamo condividere sia foto che documenti di ogni tipo. Per la condivisione specifica di fotografie per chi ha il PC e non ha il programma iPhoto, ci sono delle applicazioni specifiche di condivisione diretta su iPad e bisogna andare a cercare all'interno di App Store tutte quelle applicazioni che si chiamano foto e troverete quella adatta al vostro sistema, quindi in questo caso il PC. Spero di esservi stata utile, ci rivediamo presto su applecaffè.net per altri tutorial.